A quanto pare la nostra scienziata pazza è anche una scienziata sgualdrina che con le sue moine fa litigare per lei tutti i nerd dell'azienda. È una sgualdrina perché è stata con due diversi uomini al lavoro? Oh, scusa, credevo che la stessimo ancora giudicando. Non è una sgualdrina e non è veleno. Il sangue e il liquido spinale non presentano neanche uno di tutti i veleni che ci sono venuti in mente. Quindi restano soltanto quelli che non ci sono venuti in mente. Lavora in una fabbrica di bombe. Come tante persone non malate. Se lui avesse avuto una prova dell'avvelenamento, l'avrebbe detto alla polizia, non a noi. E se noi avessimo una prova di cosa a lei, ci daresti i risultati della RM. Negativi, immagino. Non guasterebbe darle il carbone attivo e vedere come va. Sapete cosa non guasterebbe? Questo caso si fa interessante. Aggiungiamo un po' di rischio.